Bene, bentrovati, buonasera, puntata podcast del Giannizzero Nero che segue immediatamente Giannizzero Nero Video. Andiamo a vedere che non c'è nessuno in onda, ragazzi, ho l'impressione che non ce la fate a seguire due puntate del Giannizzero, una video e una podcast consecutive, ma in ogni caso faremo, se non c'è nessuno online, malgrado la pubblicità che abbia fatto oggi per farmi ascoltare, e continueremo in questa sorta di splendida cavalcata solitaria, completando la nostra carrellata su SPQR. E proprio oggi una cosa curiosa per questo sistema di gioco, che secondo me va sempre considerato e annoverato fra le nostre preferenze. E stamattina ero dalla Feltrinelli a Latina e non sapevo, come al solito mi succede anche con World Game, stavo, ciao Tony, benvenuto, ero in libreria da Feltrinelli e ho visto un bel libro di Giovanni Brizzi, Scipione Annibale, la guerra per salvare Roma. Allora, lo stavo per comprare, aveva anche dalla terza, un prezzo anche medio-basso, 14 euro, ci sono libri che hanno meno pagine e costano di più, però può darsi che poi siano costi giustificati, e lo stavo per comprare. Poi ho detto, vabbè, ne ho tanti da leggere i libri, lo compro un'altra volta. Sono stato un po' tirchio in realtà. Poi arrivo a casa, guardo un attimo nella mia libreria dello studio, in cui ho veramente tanti libri un po' monotematico, sono un po' fissatello su storia della guerra, di qualsiasi biografia, ne ho veramente tanti, e non so se voi possedete tutte le raccolte che fece il giornale, il quotidiano, di libri che trattavano la storia antica, la storia medievale, la storia del contemporanea, insomma ce li ho tutti. Delle volte ho dei doppioni e fortuna volle che vedo fra i miei libri Giovanni Brizzi e Scipione Annibale. Proprio l'altro giorno leggevo, proprio per ripassarmi Zama, la battaglia che mi ha accompagnato in questi tre giorni con sommo godimento da buon wargamer, che mi ha accompagnato in questi giorni, e avevo letto la descrizione di Frediani, ottima, sintetica ma ottima, e che si atteneva, insomma, a quello che noi, o meglio io, storico della Domenica, sapevo. Ma stamattina, proprio sfogliando le pagine di questo libro di Brizzi, ho detto, interessante anche questa lettura. Brizzi fa un parallelo Scipione e Annibale, parlando insomma delle due vigilie di Zama da parte di Scipione e il condottiero punico. E alla fine me lo sono ritrovato, contentissimo, ma non contentissimo perché avevo risparmiato 14 euro, perché volevo dargli un'occhiata. E oggi riguardavo, perché per me è un manuale a cui ricorro sempre, Delbrück, Warfare in the Antiquity, ma Delbrück per me è un manuale che vado a consultare qua e là per sapere questo storico come ha analizzato le varie vicende della storia militare. Brizzi lo conosco di meno, ho avuto modo di ascoltarlo a San Marino, mi è piaciuto molto, parlava del Trasimeno, e mi piace anche la sua prosa, il suo stile. E ho detto, vabbè, questo libro non lo compro adesso, mi riprometto di leggerlo. E invece, eccolo qua, ce l'ho a casa. E prima del podcast di oggi ho cominciato subito a sfogliarlo. E io leggo molto, molto velocemente, ve l'assicuro. Leggo molto velocemente anche con i wargame, questa è la mia tendenza, leggo molto velocemente i regolamenti e qualche volta capita che magari sorvolo una regola, ma proprio per fare, per approcciare, per acquisire nel miglior modo possibile. E alla fine, perché vai a leggere il libro di Brizzi proprio in una calda giornata di agosto del 27? Perché sei appena reduce da una grande una serie di giornate, una serie di sedute sul sistema di gioco Grey Battles of History, in particolar modo del titolo SPQR della Battaglia di Zama, e l'ho condotta in solitario dall'inizio alla fine, prima di tutto cercando di
chiaramente rinfrescare la memoria, perché sì, voi avete imparato un sistema, ma spesso e volentieri poi i sistemi dopo alcuni mesi si accavallano e vi dimenticate qualche particolare, perché dovete far posto poi ad altri sistemi di gioco. SPQR non viene mai, il sistema Grey Battles ho visto, non viene mai dimenticato, però poi ci sono quei dettagli che devi purtroppo andare a verificare. E dunque da questo seduto SPQR l'interesse, che non è mai scemato, ma l'interesse per Zama, per la seconda guerra punica, ricordo che dato che stiamo parlando di wargame, per rivivere la seconda guerra punica avete anche l'ottimo Hannibal, prima Avalon Hill, poi varie versioni per arrivare all'ultima della Phalanx, non me lo ricordo, e in ogni caso Hannibal, l'alternativa per vivere tutta la seconda guerra punica, qui ormai stiamo parlando solo di battaglie, è proprio questo Hannibal, un car driven nato sulla scia dei successi di We the People di Mark Herman e di Paths of Glory. Ma ragazzi, non c'è proprio paragone. Perché non c'è proprio paragone? Perché poi quando vai a leggere le pagine di Brizzi, guardate, vi leggo un passo. Attese dunque un poco ancora Annibale e approfittò di quel breve intervallo per dare, stiamo parlando, Brizzi sta descrivendo la vigilia della battaglia di Zama, e approfittò di quel breve intervallo per dare ai suoi uomini le ultime categoriche disposizioni. Ai cavalieri raccomandò di non opporre che una resistenza fittizia. Ciao Claudio, benvenuto. Ritirandosi poi rapidamente dal terreno di fronte alle forze di Lelio e di Massinissa, come la volpe che trascina i cacciatori via dal covile. Badassero però allo stesso tempo di non perdere contatto con quelle, in modo da portarle seco il più lontano possibile dal campo di battaglia. Non potendo avere cavallerie adeguate, aveva curato che eccellenti fossero almeno le monture. Anche ai mercenari e alle fanterie cittadini impartì ordini precisi. Raccomandò loro infatti di non impegnarsi a fondo fin dal primo scontro, ma di rompere al più presto il contatto e di ripiegare prontamente, andando a disporsi ai lati dell'ultima schiera, senza turbare i ranghi di chi li seguiva. Ciò fatto, mosse finalmente anch'egli contro i romani. Anch'egli, come Scifione, ordinò ai suoi uomini, 36.000 fanti e 4.000 cavalieri, su tre linee, ed era la prima volta dietro lo schermo degli elefanti, ben 80 venivano prima i mercenari, che assommavano 11.000 circa, poi i libici e i cartaginesi. Allora, al di là che è bello leggere Brizzi, ve lo assicuro, ma è appagante, direi. Però questa descrizione iniziale che fa Brizzi è quello che troviamo nel gioco SPQR, nella battaglia di Zama. Cioè, voi piazzate il gioco e ritrovatevi, stiamo sempre parlando delle fonti a cui Brizzi insomma si ispira, ma come tanti storici, fonti primarie, che siano quelle di Polibio, che siano quelle di Livio. Cioè, ritrovate in un buon wargame, sempre che sia un buon wargame, queste parole, questo ordine di battaglia, e questa, oggi ho titolato la puntata l'essenza del wargame, perché è questo poi che almeno io desidero dal wargame. Cioè, voglio ritrovare nella descrizione di storici di primo ordine, nel wargame, certe descrizioni, e qui in un libro di un grande storico ritroviamo la nostra battaglia di Zama riproposta da SPQR. È questa l'essenza del wargame, che qualcuno ne pensi. Io delle volte vengo tacciato di essere elitario, templare, un po' ortodosso per i wargames, non accetto certe novità che sono troppo astratte, approssimative, ma è proprio per questo. Alla fine, ragazzi, di Zama ci sono diversi sistemi di gioco. Ho parlato oggi, non l'ho tirato fuori, non ne parlerò oggi, scusate, di Donough Battle della Waddington, un altro sistema di gioco sulle battaglie dell'antichità, o meglio sulle battaglie prima dell'avvento della polvere da sparo. Ma ragazzi, c'è un abisso fra avere Zama piazzata sul tavolo e leggere
le descrizioni di grandi storici che praticamente collimano con quello che noi stiamo facendo, ma che cosa vogliamo di più? Ecco perché personalmente mi sento attratto da certi sistemi di gioco e respingo mentalmente, ma possono essere anche validi, tante astrazioni. Perché, allora, delle volte io non ho niente. Oggi dicevo a un amico sul gruppo che parlava di Inferno, no? Inferno è un wargame, un ibrido direi, appartenente alla serie Levian Campaign di Folco Runche. Io apprezzo molto queste interpretazioni storiche fatte per certi periodi che sarebbe difficile riportare sul wargame, ma alla fine è la battaglia di Zama che ci fa capire l'essenza del wargame. Io non ho niente contro legnetti e cose varie, ma sono anonimi e già i counter che mi riportano una descrizione presa da un quadro, presa da una scultura, del grafico di turno, me la riporta fedele e mi fa pensare alle parole di Brizzi, alle parole di Delbruck, alle parole di Frediani. È quello che importa nel wargame. Perché ci piacciono generalmente anche Loris, con Loris condividiamo l'apprezzamento per gli operazionali. A me piace tutto in generale, però la prima preferenza va agli operazionali. Zama non è un operazionale, è una grande battaglia, si può considerare un tattico, sì, però che siano operazionali, che siano grandi tattici come questo Zama, hanno dei dettagli, hanno delle informazioni che ci spingono a guardare quello che successe, purtroppo, perché poi stiamo sempre parlando di fatti violenti in quella battaglia. E questa è il nucleo del wargame. Perché respingo a priori, e anche mi sono anche accusato, giochi che non hanno senso, almeno per me, quali, non so, ho parlato, non male, ho parlato di Saladin, di 300, che ripeto ragazzi, li ho solo visti, non ho proprio nemmeno messo mano, ma giustamente qualcuno, Mauro, non li respinge perché non li hai giocato, non li respingo, ma quando vedo la componente, i componenti che sono anonimi, come succede in Levian Campaign, in cui i cavalieri sono dei triangolini di legno e la fanteria ci sono dei parallelepipedi, non è che li voglio disprezzare, ma non mi danno quell'idea di storia che invece trovo in questo sistema. Ce ne sono tantissimi altri, ma adesso stiamo parlando di Grey Battles, ho visto, di SPQR, oppure quando parlo di l'ultima versione Julio Caesar, la versione Deluxe, sempre la GMT, ultima nata di questa serie, che potreste, che secondo me è una valida alternativa, non trovate SPQR, aspettate che esca la ristampa, intanto compratevi Julio Caesar se volete provare il sistema, che ovviamente varia da scatola a scatola a causa del periodo, ma è questo che desideriamo. Tony e Claudio, che siete in diretta, oggi siamo pochi, però non è un grosso problema, penso che voi, non so, Claudio mi ha seguito molto quando parlavo di Normandy 44, ma visto che anche lui cerca i dettagli in uno scontro, lo stesso Tony, con Tony sfondo una porta aperta, oggi parlavo con Tony proprio del materiale che mi ha mandato una locandina, in cui parlavamo della NATO, una riunione della NATO. Ho detto a Tony, sì, la NATO sta facendo diverse riunioni sui wargame, ma non è la prima volta. Il problema è che vedo che il mondo ludico che noi viviamo, io non sono professionista del wargame, ma però sono convinto che il wargame ludico e quello professionale possa convergere. Invece vedo sempre che noi ludici, noi giocatori, siamo sempre messi da parte, e chiaramente nuovi personaggi che non sanno nulla di wargame. Non mi ricordo chi ha messo quel video, ha fatto un discorso corretto ieri di Limes o Limes, non lo so, un tale che parlava di wargame, però aveva preparato la lezioncina, però di wargame non è che mi abbia, parlando di wargame, non è che mi abbia particolarmente colpito, e si vedeva che aveva preparato la lezione, parliamo di wargame, si è studiato la storia del wargame, ma si è fermato lì,
cioè è stato molto superficiale. Ecco, è chiaro che lì abbiamo personaggi che hanno il patentino di noi chi siamo? Siamo dei semplici cittadini, delle semplici persone che giocano a Wargame e quindi non siamo mai calcolati. Io poi parlo di Wargame, a me piace parlare di Wargame più come formazione, però vi ripeto, noi giochiamo e quindi, dato che giochiamo a Wargame, ma sapperò tutti questi grandi professori che si stanno affacciando, che Wargame facciamo, forse potrebbero magari ripensare. E invece, ecco, come ho seguito il video di ieri, ho detto a mia moglie, sì, sta parlando di voi, perché mia moglie sa che sono mi accaloro sul tema, e vedevo che questo presentava i Wargame, ma in realtà non ha detto nulla. Mi pare che ha tranquillamente non citato un grande come Philip Sabin, non ha parlato di tanti altri, non ha parlato di Mark Herman, non ha parlato di Jim Dunningham, che hanno cercato, o meglio, ci sono anche riusciti, di portare il wargame ludico in ambito professionale. Ecco, quando vedi queste cose fatte poi da sigle di spessore come l'IMES, tu dici, ma è possibile che siamo ancora in questa situazione di esploratori, o il primo che si alza parla di Wargame? Sì, io se ce l'avessi davanti non gli direi guarda che non sai niente, però gli si potrebbe dire guarda, nel Wargame ludico, in cui noi non siamo nessuno ma navighiamo da tanti anni, ci sono queste simulazioni che possono essere utili per spingere alla riflessione, per entrare, per fare un'analisi dal punto di vista professionale. Qualcuno si dimentica che Mark Herman con Gulf Strike praticamente presero questo gioco dal negozio e lo portarono al governo. Mark Herman poi cominciò da lì la sua la sua vicenda nel governo degli Stati Uniti, negli enti governativi degli Stati Uniti. E oggi, vedendo questa locandina della NATO, dicevo, sì, ma questi qua come fanno a parlare di Wargame e non hanno mai giocato a Wargame? Punto di domanda. Ecco, mi pare che siamo sempre questa sorta di netta divisione: da una parte coloro che dicono noi siamo dei wargamer professionali e voi siete solo dei tipi che giocano tirando i dadi. Non è proprio così. Soprattutto per noi appassionati che ci piace leggere, siamo incuriositi approfondiamo nel nostro, cioè nessuno poi è laureato, io non sono laureato in storia, quindi non ho gli strumenti per fare un'analisi storica corretta, però è questo che dico. Poi ho risposto a Tony, ma alla fine ci interessa qualcuno, a qualcosa, una conferenza, una riunione che fa la NATO sul Wargame? No, perché a me poi piace prendere la mia Zama, o che sia un gioco Next War, non so, Iran, Iraq, Next War, Vietnam, sto citando la serie di Contemporary War fatta alla GMT da Billisley, e quindi alla fine a noi importa quello, che non possiamo parlare a, non so, Tony mi ha parlato, non so se mi hai parlato te, Tony, di BCS, del Battalion Combat System, o mi hai parlato di GTS, del Grand Tactical System. Quelli sono sistemi molto, molto, molto professionali, e io conosco molti wargamer che conoscono e potrebbero parlare a una conferenza, sì, magari per confrontare, ma non è, ecco Tony, non è una il loro con i nostri, però sembra quasi che quelli che escono in negozio, ecco per esempio in questo caso non so, SPQR, siccome sono destinati al commercio non possono essere oggetto di studio, e non è vero, non è assolutamente vero ragazzi, perché conoscendo le dinamiche si può fare qualsiasi wargame conoscendo le dinamiche. Dunque continuo a notare questa dicotomia. Personalmente non mi interessa, perché il mio obiettivo personale è giocare, e giocare wargame di un certo spessore, come è questo SPQR. Per il resto non vedo, non c'è convergenza
alla fine vi ripeto, non siamo interessati a partecipare alle conferenze, però ieri, così concludo il discorso, guardando questo tipo che non mi ricordo il nome, ragazzi, aveva anche una sorta di di linguaggio un pochino approssimativo, non mi sembrava proprio un esperto, e alla fine dici vabbè, però presentare il wargame in maniera più organica, ecco, in maniera più organica ha fatto la storia del wargame e poi ha parlato della sindrome di Rommel, che tutto sommato basterebbe leggere 2 o 3 libri per parlare di... Tutti noi abbiamo la sindrome di Rommel, però alla fine quando giochi la sindrome di Rommel riesci anche a controllarla. Ecco, appunto, Tony mi diceva, comunque usano pure i nostri, vedi Taiwan. Ma ecco, capito Tony, scusa, io non conosco tanto questo sistema, però mi riprometto di studiarlo. L'ho studiato qualche volta, l'ho rimesso da parte e vabbè. Ma... perché poi quando leggo una locandina le presenze, vedessi un giocatore, ecco, Tony mi parlava del buon Fabrizio Vianello, autore di quei giochi, di quei ottimi wargame sulla guerra fredda, no? Che purtroppo hanno un prezzo alto e quindi non tutti andiamo a comprarli, ma al di là degli ottimi giochi, almeno per quello che dice... che almeno quello che dicono quelli coloro che l'hanno provato, al di là dei giochi di Vianello ci sono tanti giochi, non so, Next War di Mark Herman, ripreso da Red Strike, non ricordo l'autore, Red Strike recente, cioè ce ne sono diverse delle proposte, però purtroppo vedo sempre questa scarsa presenza del nostro mondo in queste conferenze. Attenzione, noi non, chi gioca non è sicuramente un addetto ai lavori di questi tavoli, ci mancherebbe altro, però qualche volta, conoscendo il sistema, beh, potremmo dire la nostra. E alla fine anche SPQR può essere un sistema che si può studiare professionalmente. E perché? Perché c'è una situazione di battaglia ben chiara, almeno rispetto alla descrizione, e si può, io perché dico sempre wargame adatto alla formazione, perché analizzando la situazione sul campo, che sia anche una battaglia antica, si riescono a sviluppare quelle cosiddette soft skills che servono per affrontare i problemi sul campo di battaglia. Poi chiaramente siamo su 2 piani temporali diversi, ci mancherebbe altro, ma è quello, il wargame ti forma, cioè è indipendente dal titolo, il wargame è formativo. E ecco perché, non perché sia io, più di ormai 15 anni, 20 anni fa, dissi, ma cavolo, il wargame si può utilizzare in classe, e l'ho portato avanti, poi adesso ho un po' ridotto perché il lavoro mi porta un po' lontano da questo, ma per esempio mi piacerebbe avere degli adulti di fronte, parlare di wargame, ma non parlare di wargame perché devono fare la guerra, ma per spingerli alla riflessione, a pensare e a dare delle risposte. Quelle risposte, al di là del fatto specifico, sono risposte che vengono dalle loro osservazioni e che possono essere utili per le decisioni future, per la solita storia del making decision. Quello è l'obiettivo del wargame. E anche, io vado, però questo è proprio fantasy, in un tavolo in cui si sta simulando uno scontro nella guerra moderna, non è il wargame su cui bisogna focalizzare, ma che cosa faresti te. Più il wargame però è fatto bene e più riesci poi, trovandoti a prendere decisioni nella realtà, utilizzerei il condizionale, forse potresti prendere la decisione giusta. Ecco, il wargame come formazione, al di là di qualsiasi discorso tecnico. Ma non vedo mai questa tendenza, perché ho citato Philip Sabin, perché Philip Sabin, secondo me, con UK Connections, a cui ho partecipato con alcuni amici, era l'unico che cercava di trovare, e secondo me
adesso è andato in pensione, purtroppo il suo discorso si è un po' affievolito, però Philip Sabin era quello che cercava di unire mondo ludico e mondo professionale. E, a me me lo ricordo con piacere perché Philip mi fece parlare davanti alla platea di specialisti e di giocatori di Wargame per la formazione nell'ambito delle scuole superiori. Comunque sembra che il Kriegspiel metta d'accordo sia i giocatori che i professionisti. Sì, Tony, ma che cosa intendiamo per professionisti? Coloro che leggono un libro sulla storia del Wargame devono giocare, cioè il professionista il wargame lo deve praticare, non basta una sessione, cioè tornando a SPQR, non basta una sessione per maneggiare un qualsiasi wargame ben strutturato, ne servono altre. Quindi il Kriegspiel ci mancherebbe altro, ma ci sono tanti wargame che possono essere adibiti a, come dicevo Tony, però non c'è questa convergenza. Ci interessa? Francamente no, perché non dobbiamo fare abbiamo l'aspetto ludico, e quando l'aspetto ludico si unisce alla storia e ci soddisfa, finisce là la nostra, diciamo, il nostro appetito. Ma ragazzi, mettiamo da parte questo discorso, l'ho detto, wargame formazione, noto sempre questa divergenza, ci sono coloro che sembrano arrivati adesso, sembrano quelli che hanno capito tutto al wargame e si atteggiano a esperti al wargame come il tipo di ieri di Limes, però sì, e vinceva che sì ragazzi, però non mi hai detto nulla, hai tirato fuori le tue idee e si vede che tu il wargame non è nato ieri, cioè il wargame, vi ripeto, ci sono libri sulle simulazioni dagli anni 70 e alla fine di che cosa stiamo parlando? Vabbè, comunque ragazzi, torniamo al nostro Zama. E dicevo, ecco, quello che ci piace a noi proprio perché siamo appassionati di storia è rivivere la storia, no? E alla fine sì, wargame formativo, però vogliamo giocare, alla fine veramente vogliamo giocare. E quando poi troviamo dei libri che ci portano in quel periodo e la descrizione che troviamo in libri autorevoli è parallela, o meglio riporta quello che troviamo nel game, ragazzi, abbiamo raggiunto il top, abbiamo raggiunto il climax, perché quando poi vado ad aprire a pagina 204 del libro di Brizzi la formazione iniziale, non lo dico io, lo dice Brizzi, e tu la ritrovi poi questo a testimonianza che il wargame SPQR è fatto bene come tanti giochi di Great Battle of History, e ritrovi la stessa disposizione su un libro di storia ben fatto, e paradossalmente la battaglia, che non dovrebbe essere così, come ho detto, il wargame ti dovrebbe portare delle osservazioni e delle diverse interpretazioni sul campo di battaglia. Lì è bello Zama, infatti, al di là che stiamo parlando di più di 2000 anni fa, però come ho detto, giocandolo, non era la prima volta che giocavo Zama, ma è sempre la solita storia, giocandolo dici ma potremmo disporre questo di qua, potremmo disporre questo di là, cambiare e vedere, alterando il piazzamento cambio la storia, e quella è la bellezza anche del wargame. Se tutti i wargame finissero nello stesso modo sarebbe un po' noioso, invece non è proprio così. E anche Zama ti permette, come ho detto, no? Lì c'è i designer che dicono si potrebbe rendere più bilanciata la battaglia mettendo degli più elefanti, dando l'elite face di default ad Annibale, gli elefanti non dovrebbero essere depleted ma dovrebbero essere a piena forza, però io li ho usati a piena forza ma nulla è cambiato. Secondo me è una disposizione che deve cambiare. E fra l'altro, ecco, parlando di battaglie che tu imposti, io come l'ho impostata la battaglia? Allora, tutto il sistema Great Battles of History viene influenzato molto dal piazzamento iniziale e dalle nostre decisioni iniziali, poi non riesci più a tornare indietro. Come ho impostato la battaglia di Zama con Annibale e come l'ho impostata con il Romano? Allora, io parteggiavo per Annibale perché lo vedevo in minoranza, mi sta simpatico, ma non è che perché mi stia antipatico Scipione, poi dopo la vittoria di Zama detto l'africano, però volevo
ho seguito una tattica aggressiva da parte di Annibale, cioè ho portato subito le due ali della cavalleria, cioè la cavalleria lato di Annibale sinistra, la cavalleria numida, o meglio coloro che erano rimasti fedeli a Siface, il sovrano dei numidi, cioè praticamente avevamo Siface e Massinissa che lottavano per il trono della Numidia, e dall'altra parte cavalieri cartaginesi, non siamo sicuri che fossero presenti, però diamo per scontato, alla luce di quello che dicono, ecco, anche Brizzi parla di poche migliaia di cavalieri, ma i designer ci hanno detto nulla esclude che non ci fossero altri cavalieri cartaginesi. Quindi abbiamo due ali, io ho portato le due ali, parliamo di circa 2000 cavalieri da una parte, 2000 cavalieri dall'altra, e ci ritroviamo più o meno, attenzione, ci ritroviamo con le cifre riportate, ecco oggi ho Brizzi davanti, è uscito, con le cifre riportate da Brizzi, in cui si parla di, aspettate che vado a leggere il numero, 4000 cavalieri. Bello questo, cioè i 4000 cavalieri di SPQR li cita Brizzi, che si basa sulle fonti storiche primarie di Polibio e Livio, quindi almeno suppongo, penso che sia così, quindi 4000 cavalieri più o meno in netta inferiorità rispetto al doppio, forse tra Massinissa e Cavalleria Romana. La Cavalleria Romana aveva 4.000, siamo 4.000-10.000 più o meno, e insomma ragazzi, 10.000 cavalieri contro 4.000, vi rispondete da soli, ma è bello, 4.000 cavalieri, che ci facciamo questi 4.000 cavalieri? E fra l'altro Brizzi, che in questo caso quasi romanza la storia, che cosa dice? Che ai racavalieri raccomandò di non opporre che una resistenza fittizia. Io invece in Zama ho fatto tutto meno che resistenza fittizia, sono andato all'attacco. Perché? Prima di tutto questo qui è uno sbaglio, però ragazzi, ho provato, ma la cavalleria, dato che sei in inferiorità numerica, la metti sui lati a controllare. Un affatto che è difficile da rovesciare è questa inferiorità che ha tutta la fanteria di Annibale nei confronti delle legioni, cioè ogni volta che viene attaccato la legione subisce il doppio dei danni, e questo influenza le tue decisioni, e quindi Annibale non ha perso tempo e ha mandato all'attacco le sue file di mercenari, vediamo un po', di libici, mercenari e quant'altro, dunque libici e cartaginesi magari rimediati, arruolati all'ultimo momento, e questo è un, purtroppo è un rovescio per lo scenario. L'ho detto, Zama tutte le volte che l'ho giocato si devono offrire punti per tenere Romano, e l'unica volta, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, che ho che praticamente avevo vinto perché il mio avversario aveva offerto tanti punti per il Romano, ma Annibale doveva muovere, fare l'ultimo movimento col momentum, avrebbe fino a 7, da 0 a 7, avrebbe mosso quelle 3 unità che gli permettevano di guadagnare punti e vincere, e invece feci 9. Cioè, e lì purtroppo la partita fu decisa da un singolo dado. E non accade spesso a SPQR, però può accadere, e purtroppo ragazzi è lo sfavore degli dèi, non sono stato favorito dagli dèi, quello è successo, rimasi così male, ma purtroppo cosa dovete fare? Era una partita, poi me lo ricorderò sempre, perché io mi ricordo più le partite molto bene, le partite che ho perso, che quelle che ho vinto. Questa che ho perso era una finale a 4 squadre, parliamo del Civas, stavamo a Roma e Latina era arrivata fra le prime 4. Fantastico ragazzi, quella partita non causò la nostra, diciamo, eliminazione, gli altri non è che fecero grandi cose, però poteva essere bello. Col wargame io dico sempre che si vinca o si perda cambia poco, però io mi siedo per vincere, non mi siedo per partecipare, poi se perdo, sarà per la prossima volta. E lì ci rimasi molto male perché un tiro del dado aveva pregiudicato la partita, ma al di là di questa competizione
questi tre giorni che ho trascorso con il Wargame SPQR, prima di tutto mi hanno fatto veramente bene per acquisire di nuovo, ho letto anche un po' più attentamente, a differenza di quello che dicevo settimana scorsa, la versione 4 delle regole, che delle volte mi lascia un po' perplesso perché mi costringe, ecco, per esempio la pursuit, l'inseguimento, il break off da parte della cavalleria, me l'hanno spiegato, ma delle volte devo rileggere tutta la sequenza perché non è il massimo della chiarezza, lo applicate poi però dovete leggere con una certa attenzione. E loro dicono, ah, adesso l'abbiamo chiarito. Beh, oddio, chiarito non è che l'abbiate scritto molto bene, ma al di là di tutte queste, di questi piccoli dettagli, tre giorni mi hanno fatto capire, già lo sapevo, ma ho cercato di trasmettere anche attraverso i post. Non è un caso se ho messo dei post, di solito non lo faccio mai, se ho messo dei post sul gruppo GMT, sul gruppo C3I di Roger McGowan, l'ho messo anche in inglese, proprio per dimostrare quanto sia prima di tutto efficace, quanto ti faccia ripercorrere la storia come lo dicono gli storici, scusate il gioco di parole, e quanto ero contento di portare avanti la battaglia di Zama. Un'altra volta voi direte, Mauro che noia, ma ragazzi io non mi annoio mai, soprattutto quando il wargame riesce a essere preciso, per usare questo aggettivo, anche se stiamo parlando di battaglie dell'antichità, riesce a farmi rivivere quella battaglia come lo rivivono questi storici, come lo rivivono i documentari. Ma quanti wargame riescono a darvi questo impatto? Ci sono sicuramente, ma io rimango legato, non lo dico mai perché sennò posso diventare ridondante, ma questo sistema, che secondo me non può essere messo da parte, ecco perché delle volte, magari anche sbagliando, ma non c'è livore, vorrei solo precisare, ecco perché delle volte quando vedo wargame consigliati non ci sono wargame che hanno fatto la storia di 30 anni fa. Vi ripeto, Julius Caesar Deluxe è uscito l'anno scorso, quindi non è perché è un sistema che è stato fra virgolette creato 20 anni fa non è più valido, non è mica così che funziona. Quindi ecco perché delle volte me la prendo quando non vengono citati sistemi che non da me sono considerati, e basta vedere quanta gente apprezza le cronache di certe recensioni. Poi apprezzano anche le recensioni di wargame che non sono wargame approssimativi, ci mancherebbe altro, però noti nelle analisi che ci sono coloro che hanno capito l'essenza del wargame. E un fatto tecnico, non l'ho messo da parte, esiste anche una versione semplificata di Grey Battles of History, cioè la Simple, ma quando ci ho messo mano non mi ha dato la stessa, diciamo, la stessa emozione. Parlerei di emozioni proprio perché era eccessivamente semplificata e metteva da parte troppi particolari che invece rendono il nostro sistema uno dei migliori mai creati. L'ho definito uno dei migliori sistemi mai creati. E qualcuno non è d'accordo, qualcuno, ecco, ieri andava di scherzare e leggevo, perché è bello leggere anche i commenti che vengono da varie riviste, da vari siti. C'era, mi pare, uno svizzero, un giocatore svizzero, adesso qualcuno mi dirà perché magari mi conosce, e ha detto, ma questo non è un sistema elegante, ci sono troppi marker indicatori. Al di là che mi deve dire cosa significa elegante, ma perché se il gioco cerca di essere preciso non è elegante? Qui ricordo anche qualcuno, non mi ricordo il nome, parlava dell'Operational Combat Series, un'altra serie, la serie operazionale della Gamers e ora della Multiman Publishing. Quando non citate questa serie, che può essere considerata ragionieristica, tanti marker di
di tanti marchi indicatori, ma se volete capire qualcosa di logistica a livello ludico, ragazzi, non parliamo di quel game professionale, l'Operational Combat è l'ideale. Cioè, insomma, ragazzi, l'Operational Combat è un must, lo dovreste provare tutti, come dovreste provare tutti Great Battles of History. Alla fine ci sono tanti wargame, ma quella lista che abbiamo fatto io e Diego, che magari può essere ampliata con un paio di titoli, ma non di più, quella ventina di petali di rosa che costituiscono il core business del nostro wargame, è quella che meglio ci rappresenta. E quindi ecco, non esiste un wargame elegante perché metti tre cubetti in croce e con due carte, ma ragazzi, al di là che ci possono essere wargame efficaci, e la prossima settimana di nuovo, perché è il numero 2 della lista, parlerò di Pazzo Glory perché è un altro wargame un po' scansato, lo dico, dalla comunità italiana, siamo in pochi a giocarlo, ma quando poi, grazie a Dio, vai in giro per qualche torneo ad ampio respiro, con più internazionale, vedi che lo giocano in tanti. Quindi la settimana prossima parlerò di nuovo di Pazzo Glory, ci sono tanti video su Pazzo Glory, ma a riprova che scansare Pazzo Glory, che non è mai stato tradotto in italiano. Non voglio anticiparvi una grande novità che verrà dalla nostra associazione, lo farò in futuro, ma alla fine Pazzo Glory non viene seguito. Quando parlo di Pazzo Glory mi pare che mi seguono in 10, 8, 7, gli altri proprio non si curano, riescono a parlare di altri sistemi di gioco, ma Pazzo Glory del 1999, sono 25 anni, Grey Battles of History, non mi ricordo quando il primo, è il 92, Grey Battles of History, se più quello è il 92, non parlo di Alexander, che è stato il primo titolo, ma da quell'Alexander scatolina gialla, che poi è stato ristampato cambiando il regolamento, che c'erano già le basi di SPQR del 92, quindi stiamo parlando di un sistema di 32 anni fa, ma se andate a giocarlo, e vi ripeto, già piazzarlo e muovere anche sbagliando quelle righe, quelle file di astati, principes, trieri, cavalleria numidica, cioè già l'inizio, le prime due ore ti getta in quel marasma della battaglia di Zama, e quello è il bello, no? Questa battaglia è stata proposta 32 anni fa, ma perché se è stata proposta 32 anni fa fa parte della storia e non viene utilizzata adesso? Ragazzi, svegliatevi. Cioè, quando dico sempre che ci sono delle basi del nostro hobby, ci sono e sempre ci saranno. È chiaro che in questo periodo sono anche magari tacciato di essere troppo ortodosso, no? L'avete visto, queste nuove tendenze, parlano di giochi da tavolo ben riusciti, ma ci mancherebbe altro, ma non so, i Quartermaster General, ecco, parlavo prima e vi ripeto, non li ho praticati molto, Quartermaster General ho giocato due volte, ho detto vabbè, è un giochino, quando capita, mi accusate di non aver giocato Saladin, ho visto già la mappa, i pezzettini di legno non mi attirano, ma come sia 300 e come siano similari, come ho respinto mentalmente Undaunted dopo averlo analizzato e averlo giocato da solo, non l'ho giocato con altri, mentre questi wargame sono stati creati 20-30 anni fa, ma sono ancora validi. E parlando sempre di wargame che vengono riproposti, non è un caso che è stato ristampato Giulio Caesar. Perché dico ristampato l'edizione dell'Axe Giulio Caesar? Perché è andato a riproporre le tre scatole di Caesar in Gallia, Caesar del Guerre Civile e Caesar ad Alessandria. Quella è una scatola favolosa, ragazzi, per capire le battaglie di Cesare e per capire lo sviluppo e l'utilizzo
dell'esercito romano preimperiale di quel periodo. Quindi ecco che cosa significa praticare wargame: prendi la battaglia di Zama, piazzi, forse pensi ma chissà questi autori come hanno fatto il gioco, poi ti leggi quattro descrizioni precise e vedi che il gioco rispecchia fedelmente quello che dicono gli storici. I numeri, anche quando non ci sono i numeri, è chiaro che è difficile mettere su carta, ma quando ci sono i numeri, quando ci sono le cronache, ma che belli questi wargame, ma veramente che belli, le unità che cercano di rappresentare combattenti dell'epoca, magari non sono, si sono gli artisti, in questo caso sto parlando di SP, si sono ispirati magari a quadri, fotografie di monumenti, insomma vedi veramente la cura e il tentativo di farti rivivere la storia. È così che si rivive la storia. Io non rivivo la storia con un wargame che non ha nulla di wargame, a partire, l'ho sempre detto, quando manca un ordine di battaglia, quando manca un campo di gioco decentemente preciso, quando manca anche la caratterizzazione di quelle unità che hanno combattuto, e quando vedi che le forze in battaglia sono date così in maniera approssimativa, non è wargame, è qualsiasi cosa, ma non è wargame. Oggi diceva un ragazzo che parlava bene di Inferno, o quando parlo di Inferno parlo di Gnieschi, parlo di Almoravid, parlo di Plantagenets, non ho niente contro quei sistemi, li ho studiati, me li sono giocati, secondo me sono ottimi sistemi, ma dal punto di vista della passione non mi dicono niente, perché quando devo piazzare delle fanterie che sono dei cubetti di legno, francamente rimango un po' interdetto, non mi dicono nulla. Sì, c'è un campo di battaglia abbastanza astratto, non mi dicono nulla. Voi mi potreste dire, ma guarda Mauro, parli tanto di Pazzo Glory e anche lì c'è una mappa che non è il massimo. Vero, vero, è organica, ma quando giochi e vedi che i fronti si muovono almeno come avvenne nella prima guerra mondiale, lì c'è una, la mappa non è bella precisa di Pazzo Glory, però ci sono gli eventi, un ordine di battaglia a livello di armate, corpi d'armate, quindi approssimativo, però c'è, cioè ci sono i rapporti delle forze in campo. Quello è un wargame, chiaramente uno strategico, e quando è strategico è un po' più astratto, però te la fa vivere la prima guerra mondiale. Poi direi che è una via di mezzo. Pazzo Glory è molto ludico, infatti secondo me la bellezza di Pazzo Glory è quel pathos che c'è fra il gioco di una carta e l'altra, come c'è il pathos fra l'attivazione di un leader e l'altro in SPQR. E a chi ho risposto in maniera un pochettino quando, ah sì, all'amico grandissimo, è una persona veramente colta, Paolo Busi, che gli ho detto: no Paolo, secondo me i wargame, anche quelli di 20 anni fa, hanno una narrazione, non è perché sono brevi o c'è un downtime breve non hanno una narrazione. Gli ho detto: Paolo, secondo me non hai ragione, secondo me è il tuo punto di vista di, adesso vado un po' a memoria, scusatemi se sono impreso, ma non è che quelli wargame un po' più lunghi o che richiedono più applicazioni non hanno narrazione. Ciao Diego, benvenuto. E gli ho risposto: no, guarda che il principio è proprio sbagliato. Più il wargame segue la storia, come è la battaglia di Zama, e non lo dico io, ma lo dicono gli storici quando fanno le loro descrizioni, più ci rappresenta. E quindi quando parli di, cioè Zama, alla fine il sistema di gioco e non è proprio fluido, l'ho detto, io cerco di renderle facili le cose, però in realtà, ciao Tony, un abbraccio, in realtà poi quando, penso di averlo fatto vedere ieri, avete visto che ci sono varie fasi, c'è uno spezzettamento, una vera frammentazione nello scontro tattico a Zama. Però vi ripeto, secondo me il bello di Zama e di tutti gli scenari basati con questo sistema è proprio l'immagine iniziale, quello che pare con unità e la caratterizzazione dell'unità. Poi è chiaro che ci sono tante verifiche da fare, però come dicevo prima, ti immerge in quella situazione, cosa che
con giochi da tavolo che hanno una loro valenza, ma io quando gioco, guardate, vi faccio un esempio, fra i coin, io non ne ho, ho giocato bene Cuba, Fire in the Lake, Distant Plain un po' meno, ho giocato un paio di volte Falling Sky, ma in realtà l'unico che mi ha dato un'idea di guerra vera, di guerra secondo la storia, è stato Fire in the Lake. Cuba Libre, Distant Plain anche, direi, però ho sempre rifiutato mentalmente Liberty or Death, cioè un gioco sulla guerra indipendenza americana a quattro persone, a quattro entità, non lo capisco, perché per me la guerra indipendenza americana sono due fazioni, gli altri sono solo ospiti al banchetto, e dunque la serie coin io l'apprezzo sempre con Fire in the Lake e Distant Plain, gli altri francamente non mi danno tutta quella immersione, quel coinvolgimento che mi dà, ecco, un sistema come Great Battles of History, non mi dà coinvolgimento Churchill francamente dopo 3-4 volte diventa un po' noiosetto, ragazzi, perché diventa noiosetto, perché è diviso, diciamo, io lo dividerei in parte diplomatica, poi acquisizione di varie risorse, poi vai ad avanzare su una tabella tipo gioco dell'oca, le varie unità e tiri i dadi per vedere se vincono o perdono. Certo, è un gioco ben progettato, ma francamente dal punto di vista simulativo nulla mi dice, nulla, non mi dice praticamente nulla, non so se riesco a rendere l'idea. Come invece mi ha detto molto, proprio per anticipare, ne ho già parlato, come mi ha detto invece molto Stalingrad Roads, wargame appena uscito della Naz, che progetto ambizioso definito, ma secondo me è riuscito con il suo tentativo di Rident è l'autore, che un wargame ex encounter che va dall'operazione Uranus fino alla controffensiva di Manstein, di von Manstein a Kharkov, mi è piaciuto molto perché riesce con una singola mappa e con un numero di unità, non dico basso ma limitato, a rendere l'idea delle operazioni militari di quel periodo, cioè la dopo Stalingrado fino al, diciamo, al puntellamento da parte di von Manstein del fronte. Quello è un wargame che cerca di darmi un quadro storico con delle astrazioni, ma secondo me al momento ben riuscito, ed è un wargame, io adesso non userò più il termine introduttivo, è un wargame che, come ho detto qualche puntata fa, vi può far entrare a pieno titolo nel nostro hobby, e continuerò su questa linea su questo percorso tracciato. Dicevo prima, Diego si è appena collegato, che quella lista di 19-20 elementi per quanto riguarda il wargame quest'anno la seguirò pedissequamente, perché secondo me quella lista, che può, Diego, vado a ripetervi, può essere arricchita con qualcosa che magari non abbiamo messo sul momento, ecco, per esempio l'interpretazione da parte di Billingsley della guerra contemporanea, cioè Next War Vietnam, Next War Iran, Next War Poland, può darsi che si possa anche aggiungere quella serie, e penso di sì. Non è una lista esaustiva, ragazzi, ci mancherebbe altro, però ecco, ho cominciato un Great Battles of History che per il momento esaurisco il discorso qui, ma come ho detto tornerò a ottobre, novembre, non lo so, con Julius Caesar, e adesso la prossima settimana farò così, la prossima settimana che non ho tanto tempo per preparare, sì, ma Diego è chiaro, come dicevo, no? Però mi ci ritrovo in quella tua aggiunta a quella che io ho fatto di getto, no? Su serie che possono rappresentare The Art of Warfare vista dal nostro punto di vista ludico, mi ci ritrovo, e dobbiamo insistere su questi lati del wargame che ci rappresentano, perché alla fine sono quelle che ci fanno rivivere la storia,
e cercano di trasmetterci, sempre se siano ben fatti, l'arte della guerra di quel periodo, che poi è la storia militare che ci interessa soprattutto, direi. E ecco, questo del contemporary warfare può essere aggiunto, bisogna anche prepararvi. Io non sono un tuttologo, quindi posso dire su 20 elementi ne ho giocati 15, però poi alla fine, ecco, per esempio, ho delle gravi mancanze per quanto riguarda la serie Battles Age of the Reason, e l'ho giocata poco, non ho avuto occasione. Ho delle gravi lacune come Empire of the Sun, il card driven, che sicuramente è un bel card driven, io l'ho piazzato poche volte, non l'ho mai approfondito. Ho delle lacune sulle le grandi campagne americane, serie che è molto seguita almeno dai Grognard, ma anche lì sono un pochettino mancante, quindi vorrei prepararmi per non dire cavolate come al solito. Ci sarà sicuramente la serie OCS, lì non mi devo preparare, ma anche lì, come al solito, come ho fatto per The Great Battles of History, la serie bastano 6 mesi, 9 mesi, ti dimentichi i dettagli e la devi andare a riguardare. Parlerò di Advanced Squad Leader, Amore mai dimenticato, non ne parlo perché non ne ho l'occasione, non perché sia meno... non sia valido. O Combat Commander, ragazzi, l'abbiamo giocato adesso a San Marino con gli amici, ci siamo divertiti un mondo, c'è stato tanto pathos a dire che veramente Combat Commander è un altro sistema gioco tattico riuscito e diverso da Advanced Squad Leader. Advanced Squad Leader è una struttura come gioco degli anni 80. Combat Commander strizza l'occhio più a certe nuove proposte, ma anche lui poi diventa un ottimo tattico, come ci sono tanti ottimi tattici. E per dire che ci sono wargame più che ci rappresentano, e invece c'è, e qui veramente, ragazzi, sto cercando, non lo nascondo, sto cercando di scavare un solco. C'è un'altra tipologia di giochi da tavolo a sfondo storico che di fatto vogliono inserire nel grande panorama del board war game. Ricordate, io ho un profondo rispetto perché sono un appassionato del Signore degli Anelli, Lord of the Rings non fa parte della nostra tradizione, è un bellissimo gioco da tavolo fantasy, ma non è wargame come noi lo intendiamo. Ciao Damian, e quest'anno lo vedrete, veramente cercherò di scavare un solco fra questo tipologia di wargame, e non a caso sono partito dalla serie Grey Battles of History, non è un caso, e poi farò un salto con Pazzo Glory, che magari, per evitare che qualcuno mi dica Mauro parli solo di X-Encounter, Pazzo Glory è tutto meno che un X-Encounter, ci sono delle astrazioni, ma anche lì c'è la Prima Guerra Mondiale, un'interpretazione, ma troviamo i principali aspetti della Prima Guerra Mondiale. Quindi mai come quest'anno scaverò un solco, mi renderò antipatico perché risponderò a tutti coloro che mi vogliono far passare il giochino di turno come wargame. E ok ragazzi, vi ripeto, io sono stato sempre molto inclusivo, continuo a essere inclusivo, ma metterò i puntini sulle i. Questo è quello che piace a me. Ci sarà qualcuno sicuramente, ma ci mancherebbe altro, un amico che dice ma non mi piace anche questo, ma parlane. Per me, e dico sempre in fatto personale, come qualcuno mi ha detto, Mauro tu non rappresenti le comunità, sono lungi da rappresentare la comunità, rappresento Mauro Faina che è un giocatore un pochettino fissato, ma spero di aver dimostrato che so quello che dico. E non a caso ho aperto la stagione del giannizio con Stalling and Rhodes, su cui tornerò, e sto parlando in maniera molto ampia, l'avete visto anche dai post su Casus Belli, li ho messi anche sui gruppi della GMT, che è la casa che produce SPQR, per dare l'impronta che bella questa rappresentazione della battaglia di Zama. E quando poi andate a leggere il libro di Giovanni Brizzi o leggete le descrizioni dell'altro grande scrittore Frediani, ritrovate tutto quello che avete giocato. Questo è il massimo, questa è l'essenza, è l'anima del wargame. Spero di essere stato chiaro, ragazzi. La prossima settimana tornerò
con sempre Giannizio Nero. Adesso sto seguendo una puntata video, una puntata podcast. Non è detto che faccia qualche speciale, ma una puntata nera, una puntata podcast, una puntata video mi permette di preparare più materiale. Quindi la prossima settimana andrò al punto numero 2 che ho messo della mia lista, e, o meglio della nostra lista, perché Diego ha partecipato e ci siamo ritrovati, ne parleremo ancora con Diego, e spero che soprattutto quando farò quelle puntate su sistemi che conosco poco mi sia di supporto. Dovremo metterci d'accordo per giocare lo stesso scenario e parlare di quel scenario, perché poi alla fine, come ho fatto col video di SPQR, non è che sia, non ho parlato di cose campate per aria, ma sono andato a illustrare il regolamento per filo e per segno, e col playthrough di ieri e con l'introduzione di settimana scorsa ho proprio voluto dare questa impronta. E si accettano sempre consigli su, se volete qualcosa di diverso, volete portare delle modifiche nelle mie presentazioni. E quindi settimana prossima tutta dedicata alla Prima Guerra Mondiale e a Pazzo Glory. Sarà, non so se faccio prima il video, il podcast o viceversa, ma come avete visto il podcast non parlo solo di un wargame, ma cerco di abbracciare più wargame e arrivo sempre alla solita storia: wargame sì e wargame no, e dunque cercherò di dimostrarvi come al solito perché piace tanto Pazzo Glory e, come ho già detto, alla comunità italiana piace poco, e questo c'è da pensarci perché, non lo so, ed è un wargame di 25 anni ma che ancora riesce a insomma a chiamare alle armi 140-150 giocatori alla volta, il che non sono pochi. Ricordatevi che non siamo mai una massa che pratica i board war games. È stato un piacere, e non so, ecco, ho fatto solo una puntata, non so se mercoledì, giovedì o venerdì vado in onda con una nuova puntata podcast o video, dato che siamo in procinto di ripartire con le scuole, quindi non so i miei impegni, ma lo annuncerò. Diffondete questo podcast, diffondete SPQR, la serie Grey Battles of History, io non smetterò. Grazie Diego, grazie Damiano, grazie Tony che se n'è andato, grazie Claudio, alla prossima, e restate, stay tuned, state sintonizzati con Casus Belli e il Giannizio Nero. Ciao e via con la sigla.